Shildani del 22 gennaio 2013, 7 EB, 0 IAX, 9 EB, Dazzo. Torniamo. Il vostro mondo si trova attualmente in una realtà di mezzo in attesa, che il cielo segnali il tanto atteso via libera. Stiamo predisponendo specifici gruppi di collegamento incaricati di monitorare ciò che è in procinto di accadere. Gli annunci che verranno rilasciati dalla vostra nuova forma di governo segneranno la fine di un lungo periodo di dominio oscuro durante il quale, guerre, sconvolgimenti economici, e altre forme diffuse di discordia hanno determinato gli alti e bassi dei numerosi regimi, che hanno caratterizzato questa vecchia forma di governo. Questa forma di governo sta per essere sostituita da un'amministrazione ad interim, che creerà i presupposti per la creazione di una rappresentanza legalmente eletta, e per definire i principi di funzionamento e le nuove norme di legge del primo dei nuovi governi legali. All'interno delle nuove regole sono compresi i nuovi sistemi finanziari e monetari basati su una moneta forte, le norme di trasparenza del settore bancario, e la fine dei grandi gruppi bancari. Inoltre, il modo in cui si arriverà ad ottenere un annuncio, che rappresenterà un comunicato ufficiale, farà sì che le numerose disposizioni introdotte da Nesara diventino esecutive. Questo creerà un nuovo tipo di rapporto tra i cittadini e il loro governo nazionale. Il nuovo sistema bancario metterà fine al lungo periodo di schiavitù causato dai debiti. Al suo posto verrà introdotto un sistema, che onori la vostra indispensabile libertà e la vostra sovranità. Questo richiederà delle leggi, che impediscano sotterfugi, che siano destinate a proteggere la vostra sovranità, che mettano fine agli accorpamenti dei partiti politici, e che spronino la nascita di un elettorato educato e responsabile. Ogni membro di questo elettorato è un individuo, che ha bisogno di imparare ad esprimere le proprie opinioni sulla base di uno studio approfondito dei problemi del mondo, che lo circonda. I governi, fino ad ora, hanno ingannato l'elettorato facendo uso di una buona dose di retorica, progettata per coprire le attività in cui sono stati effettivamente impegnati. In effetti, la verità doveva essere tenuta nascosta pubblicamente con ogni mezzo possibile. Ora state per assistere ad un cambio di rotta nelle procedure operative e amministrative. La vostra nuova forma di governo deve esserci, costruita sulla fiducia, e sulla premessa, che i funzionari eletti siano tenuti sotto un controllo attento da parte del pubblico. Il vostro strumento più potente sarà la trasparenza intrinseca nelle nuove regole, e questo richiederà la vostra partecipazione, sia come controllori, che come consulenti. Si tratta di un rapporto del tutto nuovo basato sulla responsabilità, una responsabilità, che segnerà l'inizio della vostra eccitante avanzata verso una società galattica. Uno dei compiti più importanti di questa nuova forma di governo sarà la divulgazione. Questo singolo atto aprirà le linee di comunicazione con Agartha, i maestri ascesi, e naturalmente noi. Con questo annuncio il vostro mondo si aprirà, e quelli che hanno a lungo vegliato su di voi potranno farsi avanti apertamente. Come potete immaginare, siamo impazienti di arrivare a questo momento speciale. Finalmente saremo in grado di spiegare a voi dettagliatamente quello che significa il primo contatto, ed introdurre le nostre schiere benedette in questo cammino verso la piena consapevolezza. Nessuno di voi ha la minima idea del vostro vero potenziale interiore. In effetti, ognuno di voi è gravato da convinzioni inibitorie, che si sono radicate in voi fin dall'infanzia. I nostri mentori saranno lieti di aiutarvi a superare queste concezioni limitate della realtà, facendovi comprendere chi siete veramente. Una volta che si saranno consolidate queste basi, inizierete ad ampliare il vostro apprendimento fino ad includere e la verità sulla vostra storia recente, e qui potrete venire a conoscenza di cose che potrebbero scatenare in voi una certa rabbia. Tuttavia, è importante ricordare che non sarete mai soli, e che verranno adottate adeguate misure per ridimensionare le situazioni e gli eventi, che risulteranno essere la causa della vostra sofferenza. Il tempo a venire è un tempo di prosperità, di gioia, e di cooperazione armoniosa. La pace prenderà il posto della guerra, e il disarmo generale metterà fine alle preoccupazioni per la violenza di massa. Con il crescere della vostra consapevolezza potrete tornare a sentire il bisogno di far parte di una vera comunità e ristabilire una onorevole interazione tra le persone e il governo. Questo richiede uno scambio basato sulla percezione dell'integrità di ciascuna delle parti. L'esercizio del potere che viene attualmente accettato dal vostro mondo deve essere rivisto a livello globale. Le divisioni saranno sostituite dalle unioni, le contese dalla cooperazione, e i pregiudizi dall'accettazione.
Simili ideali sono stati più volte prospettati in passato ed ora stanno per realizzarsi e per essere messi in pratica da tutti. Uno dei nostri compiti è quello di agevolare tutto questo con l'introduzione di tecnologie che possano portare i sistemi di comunicazione ad un livello superiore e più sicuro. Con il Discute, ersi della vostra consapevolezza, comincerete a sentirvi più a vostro agio nella vostra vita, e sarete inclini ad esplorare quei nuovi modi di pensare e di essere, che saranno più in linea con i nuovi livelli di coscienza, che stanno trasformando le vostre società. Namaste. Siamo i vostri maestri ascesi. In questo momento stiamo osservando i nostri associati mentre attendono con impazienza il segnale dal cielo, che sancirà l'inizio di una nuova era per l'umanità. Gli oscuri, nonostante i loro innumerevoli tentativi messi in atto per far precipitare le cose, non sono riusciti ad impedire alle società sacre della Terra di completare i compiti a loro assegnati. Allo stesso modo è stata predisposta la nuova forma di governo, ed è ora pronta a subentrare non appena arriverà questo segnale sacro. Benediciamo il cielo per aver fatto avanzare tutti voi, consentendovi di aumentare la vostra consapevolezza, facendovi comprendere quanto siate veramente vicini ad una nuova epoca. Siamo pronti ad ascoltare i numerosi e variegati annunci che consentiranno di dare inizio al nostro compito sacro. La nostra parte in questa missione benedetta è quella di portare tutti voi a conoscenza di quelle verità divine, che si sono presumibilmente perse nel corso dei millenni. Tali insegnamenti consentiranno di introdurne altri che illumineranno il vostro percorso verso la piena consapevolezza. La nuova forma di governo intende sancire la vostra liberazione dalle tante forme illegali di schiavitù imposte su di voi dai servitori della Cabala Oscura. La schiavitù e la perdita di potere del popolo è stata una componente importante dell'economia basata sul debito, ed ha consentito la creazione di una ristretta classe di individui ultraricchi, che può esistere solamente attraverso la completa sottomissione di tutti voi. Questo circolo di oscuri ha dimostrato un certo potere, ma è poca cosa in confronto a quello del cielo e della sua grande luce. La manifestazione di questa luce sta per trasformare la vostra realtà creandone una nuova, divina. Il cielo ha impostato un tempo specifico, in base ai movimenti della fisicità e alla precessione divina di questo sistema solare. Questo punto sacro è molto vicino, e a breve accadrà qualcosa di grandioso. Questa gloriosa sfera vivente sarà testimone di un grande miracolo, e la sacra luce del cielo, che danzerà su di essa, trasformerà ogni cosa. Questo splendore divino consegnerà una nuova epoca all'umanità. Potrete così tornare in contatto con i meravigliosi regni della vostra Agartha e con le vostre famiglie dello spazio. Le grandi schiere del cielo appariranno e proclameranno le loro grandi verità a tutti voi. E questo sarà solo l'inizio. Avrete tanto da apprendere da noi e dalla vostra famiglia dello spazio. Molte verità vi verranno insegnate, relativamente alle vostre origini e alla natura del vostro sacro servizio al cielo. Rifletterete su queste nuove realtà, sentirete come queste risuonano dentro di voi e consentirete che loro vi ispirino per prepararvi per il vostro ritorno alla piena consapevolezza. In pratica state per riacquisire le vostre ali angeliche. Come angeli fisici vi occuperete di tutta una serie di nuove responsabilità, e sarà nostro compito insegnarvi e affiancarvi molte di quelle cose, che costituiranno la base del vostro servizio divino. È nostro dovere essere amorevolmente al vostro fianco per prepararvi adeguatamente, per quello che ci attende. Oggi vi abbiamo dato un altro messaggio per aiutarvi a meglio comprendere ciò che è stato fatto per estrarvi dai regni oscuri e farvi tornare alla luce. Il Creatore è felice per quanto sta accadendo, e i sacri decreti di AEON sono pronti a trasformare la vostra realtà per sempre. Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore, che le illimitate risorse e l'infinita prosperità del cielo sono davvero vostre. Così sia. Selamat Gayun. Selamat Ya, in siriano, siate uno nell'amore, siate nella gioia. Traduzione, Gualtier. Costanza 2003.org, sito originale, www.paolo.com.